Salve amici dal canale True Report 2.0, il canale voleva prendersi una piccola pausa ma ha trovato questo video nell'archivio e voleva condividere una riflessione con voi. Quindi vediamo insieme un nuovo video pubblicato sul sito jw.org dal titolo Ho lasciato la religione con la storia del signor Tom che ci lascia un po' perplessi. Quando ho lasciato la religione, sentivo un grande vuoto, perché ho sempre voluto credere in Dio. Io volevo credere. Mi chiedevo dove fosse Dio. Sapeva che lo stavo cercando. Mi sentivo solo. Pensavo che il miglior modo per aiutare gli altri fosse diventare sacerdote. Pensavo fossero le persone nella migliore posizione per aiutare il prossimo. A 18 anni entrai in seminario. Era la strada per poter diventare prete. Me ne andai molto arrabbiato, perché non facevamo che seguire un sacco di rituali. Non c'era proprio sincerità. Qualche anno dopo entrai in un monastero degli Stati Uniti come consulente in addestramento. Mi occupavo dei preti alcolisti. Ma questo non fece che aumentare la mia delusione verso la Chiesa, perché lì c'era un grosso segreto. Lì finivano tutti i preti che avevano problemi. E qui notiamo, anche se ufficialmente la società Torre di Guardia sul proprio sito ufficiale reclama di essere tollerante verso tutte le altre religioni, come sempre in questo video e tanti video, notiamo come il messaggio dell'organizzazione tende sempre a sminuire le altre e a denigrare le altre religioni, soprattutto la Chiesa Cattolica. Non si riesce a capire poi perché il signor Tom si sorprenda così tanto nell'entrare in un monastero per aiutare i preti alcolisti e per poi rimanere scioccato nell'aver scoperto questo grande mistero, appunto, che tra i preti alcolisti ci sono dei preti che hanno dei problemi. Pensai che tutto quello in cui avevo creduto era solo una bugia. Provai il buddismo zen, il buddismo tibetano. Andai in tutte le chiese, ma non c'era niente, proprio niente. E mi dissi, ho chiuso. Insegnavo psicologia e anche counseling. E il mio obiettivo era che i miei studenti, terminato il corso, imparassero a pensare con la loro testa e che non si bevessero tutto quello che gli veniva propinato. Logicamente qui nel filmato si dà risalto al fatto che il signor Tom è una persona, diciamo, colta, con una certa istruzione, un professionista, uno psicologo che insegna e quindi non un, diciamo, un credulone. Detestavo le organizzazioni che mentivano alla gente. Studiai un po' di tutto, ma mi mancava sempre qualcosa. Quando Tom mi chiese di studiare con lui, ero un po' in soggezione perché mi trovavo davanti uno che aveva fatto carriera, un professionista. Insegnava all'università, era uno psicologo. Quindi per me quella era una sfida. Qui vediamo ovviamente il fratello che inizia a fare lo studio al professor Tom, che appunto dà risalto alla sua istruzione, però stranamente non troviamo in questa esperienza nome e cognome dell'interessato per poter anche verificare le sue credenziali, dato che si afferma che è un professore conosciuto, un professionista, diciamo uno psicologo conosciuto. Avevo un vecchio taccuino. Lui mi chiese, e così hai qualche domanda? Io risposi, già. Eccole qua. Come trattate i casi di abusi sessuali sui bambini? Come gestite il denaro? C'è una supervisione? E la trasparenza? Notai che rispondeva con le scritture e lo faceva sempre.
Per me questo era rivoluzionario, perché non si trattava di semplici opinioni di persone o istituzioni. A parlare era l'autorità di Dio. E qui, cari amici, nasce la perplessità del canale. Non riusciamo a capire, appunto, come queste domande poste dal signor Tom su come l'organizzazione gestisce i casi di abusi sessuali, su come l'organizzazione gestisce il denaro, se c'è trasparenza sui conti e le finanze dell'organizzazione. Il signor Tom in questo video reclama di averlo scoperto tramite il fratello, leggendo passaggi biblici. Ma di tutto il signor Tom non è stato avvisato, non è a conoscenza che per scoprire come l'organizzazione gestisce i casi di abusi sessuali dovrebbe chiedere di leggere il manuale degli anziani. Penso che purtroppo non sia autorizzato a leggere il manuale degli anziani. Ma il canale True Report 2.0 chiede a tutti gli ex testimoni di Geova, a tutte le persone che stanno studiando con i testimoni di Geova, e chiede anche e soprattutto agli attivi testimoni di Geova dove il canale possa trovare nella Bibbia la risposta alle stesse domande del signor Tam. Grazie amici, come sempre, dell'attenzione. Rimaniamo in attesa, aspettando appunto queste risposte. Volevamo sapere dettagliatamente dove trovare nella Bibbia appunto i passi specifici che ci spiegano come l'organizzazione della Watchtower gestisce i casi di abusi sessuali, le sue finanze e tante altre cose. Siccome in 5 anni non ci siamo mai riusciti, chiediamo venia e aspettiamo voi. Mi piace quello che sto imparando e imparo ogni giorno. Ed è questa la differenza. Ho fiducia in quello che imparo. Fiducia che sia la verità.